Data la seguente equazione parametrica di secondo grado, vogliamo determinare k in modo tale che x con 1 ed x con 2, le soluzioni dell'equazione di secondo grado, siano diverse e reali. Ricordiamoci che ciò accade quando il delta è positivo, pertanto calcoliamo il delta e imponiamolo maggiore di 0. Il delta sarà chiaramente dato da meno k meno 1 tutto al quadrato, meno 4 volte a che k per c che è più 3. Il tutto deve essere positivo. Elevando il segno meno al quadrato, chiaramente diventerà più e lo possiamo trascurare, dunque rimane k meno 1 quadro, meno, moltiplicando qui 4 per k per 3, fino a 12k, sviluppando a questo punto il quadrato, otteniamo k quadro meno 2k più 1, meno 12k, e sommando i termini simili, si perviene all'equazione k quadro meno 14k più 1 maggiore di 0. Possiamo applicare la formula ridottissima, visto che b è pari, e dunque otteniamo che k è uguale a 7 più e meno 49 meno 1, cioè 7 più e meno 48. 48 si può prima scomporre in fattore, dunque poi si può portare fuori un fattore 4, e dunque si ottiene 7 più e meno 4 radical 3. Rappresentiamo il tutto su un grafico, e dunque tenendo conto che il primo coefficiente è positivo e che il verso della disequazione è positivo, possiamo dedurre che le soluzioni di questa disequazione di secondo ordine in K sono i numeri più piccoli di 7 meno 4 radical 3 e 7 più 4 radical 3. Pertanto, quando k è minore di 7 meno 4 radical 3 oppure maggiore di 7 più 4 radical 3, effettivamente l'equazione parametrica assegnata avrà soluzioni x1 ed x con 2 diverse e reali.